Buongiorno, siamo qui con Alessandro Barbero. Buongiorno. Alessandro Barbero, i lettori lo conoscono, è uno storico importante, molto pubblicato, molto letto, insegna storia medievale all'Università del Piemonte Orientale, ma noi qui oggi lo abbiamo nella veste di romanziere, che non è una veste inedita. No, io ho già fatto qualche romanzo in passato, insomma, questo peccato ce l'ho già sulle spalle, però sono passati un po' di anni. Quattro romanzi, questo è il quinto, l'ultimo è del 2003, sono trascorsi quasi 8 anni, si chiama Gli occhi di Venezia. Perché uno storico sente ogni tanto, uno storico come lei, ogni tanto l'esigenza di cimentarsi con la narrativa? Ma sai, il nostro mestiere è comunque di scrivere. E poi è bello scrivere in modo molto accademico, rivolgendoti ai colleghi. In ogni caso devi anche scrivere bene, perché la storia serve, come dire, si fa anche cercando di convincere quelli che ti leggono. Quindi sei costretto a scrivere e hai voglia alla fine di imparare modi diversi di scrittura. Il romanzo è un altro modo di raccontare la storia, ma può essere altrettanto importante anche per lo storico. Questo romanzo perché nasce? È un romanzo ambientato alla fine del Rinascimento. Qual è la ragione per cui hai deciso di raccontare questa storia in quel periodo storico? Ma la verità vera è che io ho passato gli ultimi anni preparando un grosso libro sulla battaglia di Lepanto, Che è che uscito infatti, l'anno sì, scorso. infatti, e ho messo le mani in questi archivi veneziani che sono una cosa meravigliosa, pieni di personaggi, pieni di storie. Alla fine non entrava quasi niente di tutto questo, entrava nel libro di storia. Bisognava trovare un altro modo per liberarmi da questa marea di cose divertentissime. È un mondo affascinante questo Mediterraneo della fine del Cinquecento e il romanzo d'appendice, perché io questo ho fatto. Proprio il feuilleton è il modo migliore per raccontare tutte queste storie. Ci sono dei personaggi quindi precisi che seguono un loro percorso. Spiegaci un pochino quali sono questi personaggi e qual è il loro ruolo all'interno di questa storia, Sì, i personaggi principali sono lui e lei, naturalmente, perché in un feuilleton che si rispetti ci vuole una grande storia d'amore e la grande storia d'amore prevede che i due siano separati e chissà se si ritrovano alla fine. E quindi lui, Michele, è un giovane veneziano, un artigiano, un muratore che per un incidente giudiziario di cui non ha colpa è costretto a scappare. Si imbarca come rematore e attraversa questo Mediterraneo dei corsari, dei pirati, dei rinnegati, incontra gente di tutti i tipi, finisce fino a Costantinopoli. Scampa la pelle parecchie volte. Lei è bianca e sua moglie è giovanissima, rimane da sola a Venezia e lì c'è, come dire, il contraltare, non più gli orizzonti immensi del mare, ma questa città oppressiva, anche buia, di vicoli, questa città della fatica, del lavoro, dei pericoli che circondano una donna rimasta da sola. E c'è tutta la vita delle donne sole e delle loro solidarietà, che è un aspetto che i lettori, secondo me, conoscono poco e che invece è straordinariamente ricco. Io da profano ho l'impressione che nel modo di raccontare la storia ci sia stata come una specie di dialettica, cioè una tesi secondo cui il racconto deve essere cupo, polveroso, cattedratico, e un'antitesi incarnata soprattutto da Montanelli, che ha avuto anche un ruolo importante, ma per cui la storia andava raccontata in maniera scanzonata. Forse c'è una generazione a cui lei appartiene che ha trovato una via di mezzo. Né la storia polverosa, né lo scherzo, né la bagatella. È così? Io credo che sia così, cioè sia nel libro di storia vero e proprio, dove quindi non si inventa niente, sia nel romanzo, dove dichiaratamente uno ha il permesso di inventare, tutto sommato. Ecco, in entrambe queste forme però è possibile raccontare la storia vera, per quanto noi ne sappiamo, cioè rispettare le fonti, rispettare la realtà del passato, non come faceva Montanelli, che insomma tutto sommato non ne sapeva tanto, a dir la verità, ecco. Quindi è possibile fare questo e al tempo stesso essere divertenti per un pubblico che magari il tomo ponderoso non ha voglia di leggerlo. Spesso nei romanzi storici a fianco a personaggi di fantasia ci sono personaggi realmente esistiti. Questo succede anche negli occhi di Venezia? Sì, non sono i protagonisti principali, però il punto di partenza per cui io ho collocato la vicenda proprio in quegli anni lì, tra il 1588 e il 90, è una storia vera, è la storia di un patrizio veneziano, il quale viene mandato con un incarico importantissimo a Costantinopoli, e poi si scopre,
A un certo punto il Consiglio dei Dieci scopre che questo Patrizio, ambasciatore di Venezia a Costantinopoli, sta frodando la Repubblica, nel senso che compra grano per conto della Repubblica e bara sui prezzi e intasca la differenza. Cosa che oggi ci farebbe forse sorridere, e invece nella Venezia del Rinascimento costava la testa, anche a un grande nobile che si permettesse di fare una cosa del genere. E allora devono mandare uno da Venezia a Costantinopoli per arrestarlo, con tutte le difficoltà del caso, perché devono chiedere il permesso al sultano di arrestarglielo sotto il naso, non devono fargli capire che appena arriva a Venezia finirà malissimo. Allora, quello è lo spunto. C'è una bella fonte, un diario di viaggio di questo Lorenzo Bernardo che è andato con questa missione, e io sono partito da lì. Però quello, diciamo, è la grande storia, è la storia dei potenti, dei ricchi, che per me mi aiuterà poi a sciogliere la vicenda dei due giovani protagonisti. Invece i protagonisti giovani, i veri protagonisti, Michele e Bianca, sono completamente inventati. Lorenzo Bernardo è il marito di Clarice Bernardo. Mi hanno detto in casa editrice, che è la Mondadori, che Clarice Bernardo è un personaggio meraviglioso, ci sono dei fan club, perché i personaggi principali sono Bianca e Michele, ma quello che è piaciuto di più, ci sono i fan club di Mondadori, è quello di Clarice Bernardo. Chi è? Che cos'ha di così bello? Sì, io devo dire, amo moltissimo Clarice Bernardo, che è un personaggio inventato, perché il buon Lorenzo avrà pure avuto una moglie, ma non mi sono neanche tanto preoccupato di scoprire chi era. Clarice è dunque una nobile, una patrizia, ed è la padrona di Bianca, nel senso che Bianca, dopo molte avventure, molti pericoli, riesce a sistemarsi, nel senso che entra al servizio di questa nobile donna. Ora, tutti ci ricordiamo nei Promessi Sposi Donna Prassede, che è la padrona di Lucia e che è cattivissima. Io ho voluto fare il contrario, immaginare una storia di solidarietà femminile di nuovo tra la padrona e la sua domestica, e Clarice, che ha i suoi difettucci naturalmente, è una padroncina tirannica, imperiosa, ficcanaso, e però sarà lei in realtà che si prende a cuore la vicenda della sua Bianca e che la aiuta poi alla fine a risolverla. E io mi sono divertito moltissimo, devo dire, a costruire questo personaggio di donna, appunto, come dire, che sa sfidare le convenzioni, ecco, molto libera, e insomma, ripeto, mi sono divertito. Ma ecco, a proposito di convenzioni, lei è uno storico la cui parte preponderante, la parte preponderante del suo lavoro riguarda il Medioevo, in cui lei è specializzato, su quale si è laureato. Però sia nei romanzi, sia nella saggistica, lei è andato a curiosare in altri periodi storici, Adrianopoli, la grande battaglia, la prima grande sconfitta dell'impero romano, Waterloo, Lepanto, il Rinascimento. Io posso immaginare quali siano le curiosità di uno storico di svicolare dal proprio, per fortuna, dal proprio recinto, ma quali sono le difficoltà? Ma le difficoltà è che appunto i periodi storici in realtà non esistono naturalmente, quando uno fa questo mestiere si rende subito conto che sono etichette, il Medioevo non c'è mai stato, figuriamoci. Gli uomini del Medioevo, se uno gli avesse chiesto, dicevano: ma noi siamo i moderni, non siamo più antichi, siamo moderni. No, voleva dire qualche cosa? No, che cos'è? Cioè, il Medioevo, non capite in che senso non è esistito il Medioevo, nel senso che nessuno percepiva di vivere nel Medioevo. E poi non solo, ma è un periodo così lungo durante il quale è cambiato tutto tante volte, no? Sono etichette un po' assurde. Però hanno questo di vero, che il materiale con cui noi storici lavoriamo cambia nel tempo. E io quando lavoro sul Medioevo non ho degli archivi straricchi di fonti come li ho invece avuti quando mi sono occupato di Venezia nel Cinquecento. E lì c'è stato un po' di bulimia, diciamo così, effettivamente. Mi sono fermato per miracolo, potrei essere ancora là ai Frari, all'archivio di Stato di Venezia, a scavare dentro quelle carte. La difficoltà naturalmente è che devi imparare a leggere documenti diversi, scritture diverse. La produzione di queste scartoffie risponde a regole diverse a seconda dell'epoca in cui siamo, così come uno storico dell'antichità deve saper leggere le epigrafi, per esempio, no? Che è difficilissimo. Però quella è l'unica vera difficoltà. Poi, secondo me, una volta che sei storico di mestiere, impari in fretta a muoverti in periodi diversi. Non c'è la preoccupazione di confrontarsi con specialisti dell'epoca, diciamo, gente che magari il giorno dopo si alza e dice: ma come, insomma. Questo succede inevitabilmente, bisogna, come dire, mettersi le spalle al sicuro, bisogna essere impeccabili effettivamente, bisogna aver letto tutto e impedire che ti dicano: ma come, non conosci la fondamentale opera di... Tu la conosci, la citi, e in questo modo loro borbottano lo stesso, gli specialisti di un periodo borbottano lo stesso quando un estraneo viene a metterci il naso. Però se tu sei impeccabile, sei impeccabile. Lei si è occupato di grandi personaggi, naturalmente. Carlo Magno, Federico il Grande, Napoleone. C'è un personaggio
che lei ha nel cuore ancora non ha raccontato, ma sicuramente ci racconterà prima o dopo. Ma sai cos'è? Che i grandi protagonisti sono affascinanti perché loro li conosciamo fino in fondo. Dei grandi protagonisti noi oggi leggiamo i diari privati, le lettere. Le intercettazioni Ecco, esattamente, telefoniche. esattamente. Adesso stiamo cominciando a entrare in quella prospettiva lì anche con i cosiddetti grandi di oggi, perché li intercettiamo per fortuna. Però invece per il passato, ecco, uno, il re Filippo di Spagna lo conosce perché conosce ogni singolo appunto che scriveva di suo pugno sulle minute di informazione che gli arrivavano. La povera gente è più difficile conoscerla e proprio per quello ogni volta che uno trova un documento che ti getta uno squarcio sulla vita della gente comune, e allora quello è ancora più affascinante, naturalmente. Il romanzo è utile anche per questo, perché ti permette di riempire tutti i vuoti. La vita del re Filippo ci si può scrivere un libro di storia. La vita di un muratore veneziano o di una lavandaia veneziana come Bianca, e beh, lì devi inventare di più. Lei si è occupato di periodi storici diversi, naturalmente il Medioevo è la sua specialità, ma ha avuto incursioni nella storia romana, nel Rinascimento, Napoleone, però che io sappia, mai nel Novecento, mai Mussolini, mai Stalin, mai Hitler. Perché no a personaggi che sono diventati delle pop star, nelle librerie degli italiani? Beh, lì veramente padroneggiare la documentazione diventa difficile. Ecco, ci sono situazioni in cui dovresti lavorare 10 anni per impadronirti di un argomento e la vita è una sola, insomma. Ecco, vorrei chiederle un'ultima cosa. Abbiamo parlato di grandi personaggi, di quelli di cui si è occupato e di quelli di cui non si è occupato. C'è un grande personaggio che lei ha nel cuore e prima o dopo ci riserverà un libro? Un grande personaggio che ancora non ha raccontato, ma che racconterà senz'altro? Ma c'è un grande personaggio che voglio studiare, che è celeberrimo, che secondo me era un grande furfante tutto sommato, ed è Costantino. Siccome tutti lo conosciamo, ma quando poi uno va a vedere chi ci ha raccontato certe cose su Costantino, scopre che in realtà sono fonti incredibilmente parziali, no? Di faziose, ecco. Io vorrei provare a raccontare Costantino in un altro modo, attraverso gli slogan che scriveva sulle sue monete, attraverso le leggi che faceva e non attraverso i racconti degli storici cristiani che ci dicono che grand'uomo era. Allora, speriamo di leggere presto Costantino, intanto leggiamo Gli occhi di Venezia, ambientato a Venezia, nella fine del, appunto a Venezia, nel Mar Mediterraneo, alla fine del Cinquecento, grande storia d'amore e di eventi storici, di tribolazioni, di battaglie, E così, di di avventure, di avventure. corsari, di rinnegati. Non si può perdere. Grazie Alessandro Barbero e Grazie, arrivederci. arrivederci.